Buongiorno a tutti. La lezione odierna riguarderà le disequazioni di primo grado e i sistemi di disequazioni. Come abbiamo già visto, per quanto riguarda le equazioni, prima di introdurre le disequazioni andiamo ad analizzare le disuguaglianze, quindi il concetto di disuguaglianza numerica. Che cos'è una disuguaglianza numerica? Una disuguaglianza numerica è una scrittura del tipo 7 maggiore di 5 oppure meno 4 minore di 2 e quindi indica sostanzialmente tramite il simbolo di maggiore oppure di minore il verso che indica il verso della disuguaglianza, indica una disuguaglianza tra due termini, tra due numeri appunto. E, è possibile eh, utilizzare e individuare una disuguaglianza eh, utilizzando sia il simbolo maggiore che il simbolo minore, per esempio 7 maggiore di 5. Possiamo anche scriverlo evidentemente come 5 minore di 7. Come abbiamo già visto per le equazioni, anche qui andiamo ad analizzare quelle che sono le principali proprietà che possono essere associate alle disuguaglianze numeriche. In particolare ci sono 5 proprietà che è necessario conoscere per poter poi applicarle anche al concetto di disequazione. La prima proprietà riguarda la monotonia dell'addizione. Cosa ci dice questa proprietà dell'addizione? Questa proprietà ci dice che aggiungendo uno stesso numero positivo o negativo ad entrambi i membri di una disuguaglianza numerica si ottiene una disuguaglianza dello stesso verso. Quindi se noi abbiamo a minore di b, questa disuguaglianza mantiene il verso, se andiamo a sommare al primo membro c, sia esso positivo o negativo, stessa cosa lo sommiamo o lo sottraiamo al secondo membro. La disuguaglianza non cambia il suo verso. La seconda proprietà molto importante è quella che riguarda invece la moltiplicazione, ovvero la divisione, per un numero. In questo caso cosa succede? Qui c'è una grande differenza rispetto al concetto di uguaglianza e poi vedremo Rispetto alle equazioni. Eh, cosa succede? Che moltiplicando o dividendo entrambi i membri di una disuguaglianza numerica per uno stesso numero, la disuguaglianza non cambia il suo verso se il numero è positivo, cambia invece il suo verso qualora il numero fosse negativo. Questo vuol dire che se noi abbiamo A minore di B il verso della disuguaglianza resta invariato se C è maggiore di 0 e quindi abbiamo AC minore di BC, se invece C è una quantità negativa avremo che AC risulta essere maggiore di BC. Cosa vuol dire questo? Che è possibile cambiare i segni dei due membri di una disuguaglianza, ma bisogna avere l'accortezza di cambiare anche il verso della disuguaglianza stessa. Una terza proprietà ancora importante è quella che riguarda i reciproci di numeri concordi, quindi proprietà dei reciproci dei numeri concordi. Cosa ci dice? Quest'ulteriore proprietà delle disuguaglianze numeriche ci dice che dati due numeri concordi, ovviamente diversi da zero. Abbiamo che la disuguaglianza fra i reciproci ha verso contrario rispetto a quella tra i numeri stessi. Quindi vuol dire che se noi abbiamo A minore di B noi otterremo che 1 fratto A, quindi il reciproco di A, risulta essere maggiore del reciproco di B. Stesso discorso vale se A è maggiore di B. Il reciproco di A risulterà in questo caso essere evidentemente minore. De reciproco di B. Andiamo a vedere le altre due proprietà, le ultime due proprietà delle disuguaglianze numeriche, la quarta riguarda le addizioni di disuguaglianze dello stesso verso, questa proprietà ci dice che se andiamo a sommare membro a membro due disuguaglianze dello stesso verso, quindi abbiamo a minore di b e c minore di d, otteniamo una disuguaglianza dello stesso verso, quindi vuol dire che a più c sarà minore di b più d. Questa proprietà evidentemente non vale nel caso in cui utilizzassimo la sottrazione come operazione membro a membro. Quinta ed ultima proprietà delle disuguaglianze numeriche riguarda il prodotto di disuguaglianze dello stesso verso fra numeri positivi, quindi disuguaglianze dello stesso verso, ma è necessario specificare di numeri positivi. Come abbiamo visto prima, qui dobbiamo avere a minore di b, abbiamo anche c minore di d, quindi due disuguaglianze dello stesso verso, noi abbiamo che ac è minore di bd, questo solo nel caso in cui a, b, c e d siano tutti quanti numeri positivi. Quindi vuol dire che se moltiplichiamo membro a membro due disuguaglianze dello stesso verso, otteniamo una disuguaglianza dello stesso verso nel caso in cui tutti i numeri siano positivi. Questa cosa evidentemente non è vera nel caso in cui i numeri fossero, eh, fossero negativi. Passiamo ora a vedere le disequazioni di primo grado. Che cosa sono intanto le disequazioni di primo grado? Allora, una disequazione in generale è una disuguaglianza in cui compaiono delle espressioni letterali per le quali cerchiamo i valori di una o più lettere che rendono la disuguaglianza vera. Le lettere per le quali si cercano questi valori vengono definite incognite della disequazione, esattamente come abbiamo visto nelle equazioni e tutti i valori che soddisfano la disequazione costituiscono l'insieme delle soluzioni. Se non viene specificato l'insieme, questo è da sottintendere sia l'insieme dei reali R. Le disequazioni di primo grado, così come abbiamo visto per le equazioni di primo grado, vengono definite disequazioni lineari. Come si rappresentano i risultati, quindi le soluzioni di una disequazione? Allora, possono essere rappresentate, diciamo, per convenzione in tre modalità differenti. Quindi pensiamo di voler rappresentare l'insieme delle soluzioni caratterizzato da x minore o uguale di 2 e x maggiore di 3. È possibile rappresentare l'insieme delle soluzioni in questo modo, quindi utilizzando i segni eh, convenzionali delle disuguaglianze, oppure è possibile utilizzare la retta orientata, per cui indichiamo il segmento, in questo caso una semiretta, che riguarda la parte x minore o uguale di 2, essendo 2 incluso nell'insieme delle soluzioni faremo un cerchietto pieno e di qua andremo verso valori di meno infinito. Poi ripartiamo da 3 che invece faremo aperto come cerchietto perché, come vedete, non è incluso nell'insieme delle soluzioni, e da qui riparte un'altra un similetta che porterà evidentemente al valore. Più infinito, valore ovviamente non, eh, non reale. Una terza modalità è quella che utilizza le parentesi, in particolare le parentesi quadre, e possiamo dire che l'insieme delle soluzioni x appartiene in questo caso all'insieme meno infinito fino ad arrivare a 2, vedete la parentesi in questa parte. Quindi dove c'è il meno infinito è aperta, vuol dire che meno infinito evidentemente non è incluso nell'insieme delle soluzioni, di qua invece la parentesi è chiusa perché 2 è, ovviamente fa parte dell'insieme delle soluzioni. Poi indichiamo aperta 3 che non è incluso fino ad arrivare a più infinito. E così abbiamo indicato nei tre modi lo stesso identico insieme ehm, delle, delle soluzioni. Um, come abbiamo fatto sempre per le equazioni, possiamo andare a definire alcuni concetti che riguardano le disequazioni. Per esempio, le disequazioni, che, che tipologia possiamo avere di disequazioni? Possiamo avere delle disequazioni lineari, questo nel caso abbiamo detto in cui l'incognita è di primo grado, possiamo avere delle disequazioni numeriche, che sono quelle disequazioni in cui non compaiono altre lettere se non quella dell'incognita, poi disequazioni intere, dove, ovviamente, l'incognita compare esclusivamente al numeratore, oppure disequazioni fratte, dove l'incognita invece compare almeno in un denominatore di eventuali frazioni presenti. Stesso discorso che abbiamo fatto per le equazioni, vale ovviamente per le disequazioni relativamente principi, ai principi di equivalenza, con qualche differenza che abbiamo già notato nel concetto della disuguaglianza numerica. In particolare, noi abbiamo che due disequazioni si dicono equivalenti quando hanno lo stesso identico insieme delle soluzioni. Poi valgono i due principi che abbiamo già visto per le, le equazioni. Il primo principio di equivalenza è esattamente identico, cioè possiamo andare a sommare o sottrarre a entrambi i membri di una disequazione delle espressioni letterali, queste non vanno a cambiare il verso della disequazione, quindi otteniamo di fatto una disequazione equivalente. Questo vuol dire che possiamo trasportare anche un, da, un termine da un membro all'altro. Eh, andando a cambiare il segno di quel membro il secondo principio di equivalenza invece per le disequazioni è un pochino differente perché, perché per poter trasformare una disequazione in una equivalente è possibile andare a moltiplicare o dividere eh, entrambi i membri per uno stesso numero positivo in questo caso il verso della disequazione non cambia se andiamo a moltiplicare o a dividere entrambi i membri per un numero negativo invece dobbiamo necessariamente andare a cambiare il verso della eh, disequazione Le disequazioni sono anche molto importanti perché ci consentono di andare a studiare studio del segno di un prodotto. Quindi, per esempio, ci troviamo a dover andare a studiare il segno del prodotto tra due polinomi in questo caso nell'incognita x. Per fare questo dobbiamo andare separatamente a studiare la disequazione 3x meno 6 e vedere quando è maggiore di 0, e poi x più 3 e vedere quando è maggiore di 0. Le soluzioni, così come abbiamo fatto con le equazioni, si trovano in maniera molto semplice, quindi qui avremo x maggiore di 6 diviso 3 e quindi di 2, e qui invece x maggiore di meno 3. Per studiare il segno del prodotto, al variare ovviamente dell'incognita x, si utilizza un, uno schema, diciamo. Retta orientata si indicano i valori che abbiamo adesso eh, trovato, quindi in particolare meno 3 e 2 in corrispondenza dei quali si tracciano delle linee verticali. E qua andiamo a vedere il segno di 3x meno 6 e poi il segno di x più 3. 3x meno 6 abbiamo detto che è positivo quando x è maggiore di 2, quindi qui sarà positivo. Qui sarà negativo e qui sarà negativo. In corrispondenza di 2 noi avremo che ovviamente si annulla questo fattore. Stesso discorso vale per x più 3 che risulterà essere positivo quando x è maggiore di meno 3. In corrispondenza di meno 3, nuovamente abbiamo uno zero, come si dice in gergo, del, uh, del nostro polinomio, in questo caso della disequazione. Andando poi a combinare i segni e ottenendo così il segno del nostro prodotto, andiamo a vedere che meno per meno ovviamente fa più, meno per più fa meno, più per più fa più. In corrispondenza degli zeri, essendo tutti zeri del numeratore, riportiamo gli zeri anche nell'insieme delle soluzioni. Di conseguenza, la soluzione finale quale sarà? Noi ci chiedeva. Ci si chiedeva quando è che questo prodotto era maggiore di 0 e quindi evidentemente in questa parte dello schema e in questa parte dello schema che è tradotte in termini di soluzioni, rappresentate in termini di soluzioni, noi possiamo rappresentarle dicendo che x minore di meno 3 oppure x maggiore di 2, utilizzando le parentesi vuol dire che x appartiene a meno infinito fino ad arrivare a meno 3, unito all'insieme che va da 2 a più infinito. Infine, con la retta orientata, avremo meno infinito fino ad arrivare al valore meno 3 che non è incluso e poi si riparte da 2 e si arriva di nuovo a più infinito. Un'altra uh, un applicazione molto importante che riguarda sempre le disequazioni in generale riguarda evidentemente le disequazioni fratte, esattamente come abbiamo fatto anche per le equazioni. Allora, le disequazioni fratte cosa vuol dire? Vuol dire che noi abbiamo a che fare con un qualcosa del tipo nx fratto di x, quindi numeratore fratto denominatore, maggiore di 0, maggiore o uguale a 0, oppure minore di 0 o minore o uguale a 0. In ogni caso è sempre possibile ehm, riportare una qualsiasi disequazione fratta in una di queste eh, quattro forme. Eh, a differenza di quello che abbiamo visto per le equazioni, in questo caso non è, non è possibile evidentemente andare a moltiplicare primo e secondo membro per il denominatore comune che ha la nostra eh, disequazione algebrica. Questo perché? Perché il segno complessivo della frazione ovviamente dipende anche dal segno del denominatore. Per andare a studiare questa frazione, la disequazione quindi fratta, eh, si procede analogamente a quanto già visto per, eh, il prodotto, eh, per il segno del prodotto. Quindi si andrà a studiare il segno del numeratore, si andrà a studiare il segno del denominatore e poi si comporrà ovviamente il segno della frazione esattamente con le stesse logiche che abbiamo già visto in precedenza. Applichiamola ad un esempio anche in questo caso, quindi 2x meno 4 fratto eh, 3 meno x, vogliamo vedere quando è maggiore di 0. Il numeratore ovviamente, quindi 2x meno 4 maggiore di 0 quando x è maggiore di 2. Per quanto riguarda il denominatore abbiamo 3 meno x è maggiore di 0 quando x è minore di 3. Rappresentiamo esattamente come abbiamo fatto prima nello stesso schema retta orientata, i due valori saranno 2 e 3 linee verticali. Numeratore che segno ha? Sarà negativo qui e positivo qui e qui si annulla denominatore sarà, invece, positivo prima di 3 e poi negativo dopo, e in corrispondenza di 3 si annulla il denominatore, l'insegno del rapporto n su d, quindi della disequazione fratta, sarà negativo, positivo, negativo. In corrispondenza di 2 si annulla la nostra frazione, in corrispondenza di 3, invece, essendo uno zero del denominatore, la frazione non esiste. Cosa ci chiedevamo? Ci chiedevamo quando è che la frazione era positiva quindi andiamo a vedere, ed eccolo qui: quindi per x compreso fra 2 e 3. Gli estremi non sono inclusi perché qui c'è solo maggiore, non maggiore uguale. E quindi il 2, che era l'unica possibilità che potevamo includere, non lo dobbiamo includere. Con le parentesi abbiamo x appartenente all'intervallo 2 3. E infine con la retta orientata avremo un segmento sostanzialmente aperto in tutti e due gli estremi, cioè tra 2 e 3 che non risultano inclusi. Nell'insieme delle uh, soluzioni, l'ultima cosa che voglio farvi vedere per quanto riguarda i, le disequazioni di primo grado riguarda i sistemi di disequazioni, che vedremo in questo uh, corso esclusivamente con riferimento a disequazioni di uh, primo grado, quindi quelle lineari. Mm, consideriamo, per esempio, di avere a che fare con questa disequazione e quest'altra disequazione. Vogliamo trovare sostanzialmente quei valori della X che soddisfano contemporaneamente questi due vincoli, queste due disequazioni che abbiamo eh, qui descritto. Ehm, che cos'è quindi un sistema di disequazioni analogamente a quanto visto per, quanto, per, le, per le equazioni? Non è altro che un insieme di due o più disequazioni in cui compagno, compaiono le stesse incognite e noi vogliamo cercare i valori da attribuire alle incognite che verificano contemporaneamente tutte quante le disequazioni che fanno parte del sistema. Prendiamo un sistema, 2x più 4 maggiore di 0, x meno 3 maggiore o uguale a 0, e infine 5 meno x maggiore di 0. Quindi qui immaginiamo di avere appunto tre vincoli, sostanzialmente, così descritti. Il primo si risolve quando x è maggiore di meno 2, il secondo quando x è maggiore o uguale di 3, e infine il terzo quando x è minore di 5. La rappresentazione che andremo a fare è simile, diciamo, a quella che abbiamo già visto per quanto riguarda lo studio del segno o il calcolo e la soluzione di una disequazione frazionaria, però è un pochettino diversa, adesso vediamo perché. Rappresentiamo di nuovo sulla retta orientata i valori, meno 2, 3 e 5, anche qua nuovamente linee verticali. Questa volta andiamo a tracciare con una linea continua... I eh, campi eh, del, nostro, del nostro schema in cui la disequazione, la prima, la seconda o la terza, risultano verificate. Quindi la prima è verificata quando x è maggiore di meno 2, quindi da meno 2 ovviamente escluso in poi abbiamo che la prima mh, disequazione è verificata. La seconda è verificata da 3 incluso, pallino pieno in poi, e la terza è verificata quando x è minore di 5, quindi da 5 indietro. Dov'è che sono tutte e tre contemporaneamente verificate? Beh, laddove troviamo sostanzialmente in verticale una linea continua con, per tutte e tre e quindi, evidentemente, in questa zona qui. Tradotto in termini di ehm, insieme di soluzioni, noi avremo quindi x compreso tra 3 incluso e 5 non incluso, con le parentesi x appartenente, parentesi chiusa 3, aperta invece 5, con la diciamo retta orientata. Il 3 incluso, segmento che arriva fino a 5 che invece risulta essere non incluso. Con questo abbiamo cercato di presentarvi un po' tutte quelle che sono le applicazioni delle disequazioni con riferimento a quelle di primo grado, nella piattaforma troverete molti esercizi che riguardano questi aspetti e vi invito ovviamente a farli per esercitarvi, per prendere confidenza con l'argomento e eh, rimando poi, ci rivedremo poi alla prossima eh, lezione nella quale tratteremo le disequazioni di secondo grado.